carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Io vi sto rifacendo il video perché purtroppo mentre stavo facendo vedere il colore sulle labbra si è spento il cellulare. Tu mo non lo prendi il cellulare, non lo fai volare dal secondo piano giù. Vabbè, pazienza. Sono cose belle di mamma che accadono nella vita. Allora, come vi avevo detto nel video precedente, cioè di pochi secondi fa, che poi purtroppo l'ho dovuto cancellare perché era incompleto, ultimamente, visto che io nel tempo libero seguo tantissimo, iniziamo con le papere, seguo tantissimo TikTok, mentre su YouTube io vado un po' schivando i video sui trucchi, sui profumi, su tante cose, quindi non vengo stimolata in alcun modo all'acquisto. Mentre su TikTok è inevitabile che tu, mentre scorri, ti compaia qualche ragazza che ti parla appunto del labello e ti fa innamorare, soprattutto c'è il labello, ma in generale i burilabbra colorati è diventato un tormentone, una sorta di loop al quale tu sei sottoposta quando fai accesso su TikTok. Io giorni fa avevo acquistato il labello, quello alle more, è andato completamente sold out, non si trova più da nessuna parte, l'ho sentito anche su TikTok che è diventato introvabile, perché adesso siamo tutte, non dico tutte, la maggior parte, siamo tutte malate per andare e per cercare di reperire i labello più particolari, come quello alle more, come quello alla ciliegia, che danno un effetto particolare sulle labbra. Adesso è uscito un altro red che fa la pallina bianca al centro, è tutto rosso e il packaging è tutto bianco, si chiama labello red e da quello che dicono sembrerebbe essere più idratante, perché non prendiamoci in giro, sappiamo perfettamente che tu quando ti vai a mettere il labello di qualsiasi fragranza dona alle labbra semplicemente un effetto lucido, dona alle labbra un colorito e diciamo che questo effetto lucido ti fa sembrare visivamente le labbra un po' più grosse di quelle che tu hai, quindi funge tra virgolette, non che ti ingrandisce le labbra, però visivamente sembrano molto più rimpolpate e più turgide le labbra. Quindi grazie a questi video che sono andati completamente virali su TikTok, c'è andare a ricercare questi labello. Infatti stamattina sono andata un po' alla ricerca spasmodica nella zona dove abita mamma, ci sono tanti negozi di detersivi, sono andata in giro, ma niente, anche al negozio dove riuscii a reperire il labello alle more non sono riuscita più a trovare, ho detto signora purtroppo non ce lo stanno neanche rifornendo, quindi è scomparso dalla circolazione quello al mirtillo, alla mora, scusate. Quindi io stamattina, ieri ho comprato uno da Eurospin, cioè io il burro cacao sino a poco tempo fa non li filavo di pezza, ma sono diventati praticamente una sorta di fissazione grazie a questi video. Allora, che cosa è successo? Sono andata stamattina da Acqua e Sapone, stavano altre tre ragazze, cioè io ho chiesto, signora avete il labello
colorati. Signora, ci sono, ma non so quali ci sono. Una ragazza davanti a me fa: ah, non c'è quello alla mora, c'è. E infatti stavano tre ragazze oltre me a vedere tutto lo stand, tutta la zona dei burro cacao. Diciamo che mi sono incuriosita di questo. Purtroppo ho anche strappato la confezione. Questo qua, bacio sicuro, ed è questo burro cacao alla ciliegia che promette, qua dice balsamo labbra protettivo con antibatterico, idratante, nutriente e lenitivo, ravviva il colore naturale delle tue labbra. Poi qui dietro dice appunto che ha l'aroma alla ciliegia, con burro di karité, con vitamina di origine vegetale, appunto c'ha questo Battericale F per proteggere ed idratare le labbra. Io prima l'ho provato e poi me lo sono tolto appunto per farvelo vedere. Il Pekagin, vabbè, di questo burro cacao alla ciliegia colorato è questo qui, questo è il colore, e dona un colorito non come quello alla mora, però è carino. Lo vado ad applicare. Non ho niente, zero. L'odore è strepitoso. Allora, che odore di ciliegia. Il colore che dona alle labbra è questo qua. Bellissimo, credo che sia proprio bello. Questo è un ottimo burro cacao da portare in borsetta, anche perché è un colore neutro, è un colore sul nude, però è rosato. Io adesso me lo vado a togliere, ve lo faccio vedere appunto sulla carta se ha rilasciato colore o meno. Molto carino. Guardate, rilascia colore, è stupendo. Quindi, per chi sta in fissa con i burro cacao della Labello, c'è cioè questo qui, bacio sicuro. Sicuramente avrà anche degli ingredienti migliori. Purtroppo si è strappato il cartoncino. Avrà degli ingredienti migliori rispetto alla Bello, e poi oltretutto da acquasapone c'era anche l'omaggino. Ho ricevuto questa ampolla della Pantene. Scusate, io non lo so, ogni volta che faccio il video e mentre sto parlando con voi mi suona il postino. Sto aspettando un pacco da Shein, speranzosa fosse quello, invece non è. Comunque ho ricevuto un'ampolla della Pantene per capelli, che già tre di queste costa la confezione sulle 6 euro, quindi diciamo che mi è venuto anche gratis. Quindi per chi stesse cercando il Labello disperatamente, con 1,50 euro lo può trovare da Acquasapone. Si chiama Bacio Sicuro ed è davvero stupendo ugualmente. Quindi spero che questo video, una volta online, vi piaccia. Un bacione e alla prossima. Ciao.